Ben trovati, ennesimo appuntamento con la nostra ormai celebre rubrica del venerdì. Vi presentiamo una racchetta che non abbiamo mai avuto in store, quindi una novità, e una novità anche per la linea Bull Padel del 2022, Ioniq Control. Allora, racchetta totalmente nuova, prima volta in uscita per quanto riguarda il marchio Bull Padel, una racchetta con caratteristiche diverse che si colloca comunque tra la fascia intermedio avanzato, leggermente sotto a livello di materiali per quanto riguarda la linea Vertex o la linea Hack, ma è una racchetta comunque realizzata in grafite, quindi in totale fibra di carbonio. La gomma all'interno, come un pochino tutte quelle che sono le racchette Bull Padel, è una multi-EVA, quindi ripetiamo, una gomma a tre strati, una gomma abbastanza dura, ma che si diciamo sviluppa abbastanza bene a livello di vibrazioni e soprattutto ci permette di avere un buonissimo impatto, una buonissima sensazione sulla pallina. Per quanto riguarda la linea Ioniq, quest'anno sono uscite due varianti, la Control, che è questa qui che vedete, e la Power, ok? Un pochino più di attacco. La Control ha una forma prevalentemente rotonda, anche se poi in realtà non è un rotondo, come per farvi vedere, per dirvi, come Nox, che è più un pochino più piccolino il piatto, quindi è un rotondo un pochino più spanciato, quindi una racchetta che ha un bel piatto, un punto dolce molto molto ampio e soprattutto un bilanciamento basso. La consiglierei più magari per un giocatore di destra, un giocatore che comunque gli piace gestire un pochettino più la partita, gestire un pochettino più i colpi e non per forza di cose forzare troppo il gioco. La caratteristica però principale di questa racchetta è che comunque rimane abbastanza rigida. Quindi non è soltanto una racchetta di controllo, ma l'uscita palla è molto molto buona. Le differenze sostanziali con quelle che erano le linee Vertex o Hack che vi presentavo precedentemente e vi abbiamo presentato anche nelle altre rubriche è il fatto di non avere l'Hesagor montato, quindi classico manico, classico grip, e non ha il sistema Metal Shield sulla parte superiore della racchetta, quindi la possibilità di inserire i pesi per poter regolare il bilanciamento e aggiungere peso sulla parte alta o comunque anche sul tappo della racchetta per aggiungere peso nella parte bassa. È disponibile in store, si presenta anche molto bene a livello estetico con questa colorazione nera e arancione. Ripeto, è una racchetta comunque di livello avanzato, ma le caratteristiche che ha permettono comunque la giocabilità anche a un giocatore che magari si sta approcciando da poco con questo sport e dopo una prima racchetta entry level vuole passare già a una racchetta un pochettino, scusate, più performante. Non è disponibile come test, in quanto nuovo arrivo e quasi introvabile. Per qualsiasi altro chiarimento, per qualsiasi altra domanda, siamo a disposizione. Vi ricordo e vi anticipo già che la prossima settimana vi presenteremo la Siux Electra come promesso.